Io a questo punto passerei al prossimo titolo da prendere in considerazione, che è appunto Skyrim Elder Scrolls 5. Ok, diciamo, da parte mia non posso dire molto su questo titolo perché a dire il vero l'ho seguito poco, in quanto non appassionato della saga, seppur abbia apprezzato molto i due predecessori, Oblivion e Morrowind. Ma comunque non ho seguito molto questo titolo perché possiamo dire che non è esattamente quello su cui mi focalizzerò quest'anno e nel prossimo anno in quanto ad acquisti. Quindi passerei subito la parola a chi potrebbe saperne più di me. E quindi passiamo la parola ad Anto. Allora, Elder Scrolls Skyrim si è presentato molto bene al pubblico con un buon comparto tecnico. Abbiamo visto anche un gameplay all'E3, in cui il personaggio aveva la possibilità di controllare dei draghi. E gli sviluppatori hanno anche detto che più avanti daranno altre news su questo rapporto che c'è tra il personaggio, appunto, e i draghi, in che modo sono stati risvegliati e che elementi avranno nella trama. Allora, io ho visto sempre solo le tre, il video, quello delle tre, in quanto anch'io non appassionato della saga, l'ho seguito poco come titolo. Mi è sembrato un buon titolo anche questo sotto l'aspetto tecnico e anche come gameplay, il fatto, come facevi notato prima, che potevo usare i poteri con la mano sinistra e le armi con la mano destra, come più o meno era in Bioshock. E questo potrebbe comunque aiutare un po' anche a livello di gameplay. Una varietà nelle opzioni. Per il resto non saprei neanche che dire perché non avendolo seguito non so dei miglioramenti o difetti che si possono riscontrare, insomma, avendo seguito la serie. Quindi passo la parola a Kud. Quindi, Cloud. Sì. Allora, beh, diciamo, si potrebbe dire che sono un appassionato della saga, anche se ho avuto la possibilità di giocare solo a Oblivion. Però diciamo che ho seguito abbastanza Skyrim. Allora, in pratica, da quello che ho visto dai primi filmati, la colonna sonora si pronuncia molto bella come nei vari predecessori, quindi già un punto a favore. La demo delle tre ci ha mostrato il nostro personaggio, che è un Dovahkiin, in pratica un erede dei draghi, minchiata, che in pratica diciamo che è l'unica persona che i draghi temono, no? Infatti, noi avremo la possibilità di, dopo aver ucciso vari draghi che si aggirano per il mondo di Skyrim, di assorbire la loro anima e di prendere i loro poteri, diciamo. Infatti, nella demo di E3 si è visto un combattimento contro un drago sopra una torre e noi con un potere che avevamo assorbito da un drago abbiamo fatto scatenare il temporale. Una cosa molto interessante. Poi vabbè, le animazioni diciamo sono sembrate abbastanza buone, anche se non mi è convinta molto l'animazione del gigante quando è stato diciamo preso al volo dal drago, mi è sembrato, Un cioè, si è po' vista la tecnologia ragdoll, cioè. sì, un po' quella stile manichino Sì, impagliato. esatto, che perde proprio, non come su GTA 4 che c'era l'euforia che vabbè, era Vabbè, molto più realistico. basta considerare comunque Sì. Poi vabbè, l'ampiezza del. sì, esatto, graficamente la versione mostrata era da quella 360 Xbox, mi è sembrato molto, mo molto buono graficamente, tenendo in conto che il mondo del gioco sarà vastissimo. Poi, ai fan, diciamo, sono stati preoccupati un po' per il fatto che cioè, veniva semplificato un po' rispetto a Oblivion e Morrowind. Anche se i sviluppatori hanno detto che più facile sarà più accessibile, cioè non lo renderanno più meno Meno complicato, eccetera. Poi sì. Un po' quello che niente. un po' la tendenza che stanno seguendo tutti, però. Sì, esatto. Rendere giochi più facili per avvicinare i casual gamer che ne so, comprano giochi normali. Normali. Ormai, vabbè, non hardcore, Dance Dance Revolution. Siamo i pochi eletti. Per fortuna abbiamo avuto il nostro Cloud che si è dimostrato molto preparato sull'argomento.
meno male, perché vedo che non molti di noi si sono particolarmente soffermati su questo titolo, forse per la ricchezza di roba da guardare in questo. Esatto, in questo inverno pienissimo di titoli tripla. Soprattutto Silent Hill, io spam. E quindi direi di passare a uno dei giochi che sembra seguire le orme di Duke Nukem, quindi uno di quei giochi che sarebbe dovuto uscire quando ancora la maggior parte di noi non aveva la barba in volto, e parliamo di Rage. Rage che è stato abbastanza incasinato durante il suo sviluppo, che è stato rimandato più di una volta ed ha cambiato forma molte volte durante questo travaglio. Quindi ti riprometti di essere il miracolo grafico, a 60 frame per secondo. Dalle immagini dei video sembrerebbe vero che il risultato sia avvicinabile a quanto realmente spiegato dagli sviluppatori stessi. Quindi io passerei la parola a Trinciatore. Allora, di quello che ho visto di Rage, sia dai video i video di Ari che avevano rilasciato in precedenza, pure più quelli lì mostrati alle 3, si è rivelato un titolo particolare a suo modo, diciamo. La cosa che mi è piaciuta era l'idea di rendere il personaggio la possibilità di poter tenere quanti oggetti tiene senza problemi di peso, capienza, insomma limiti di questo genere, al fine di poter unire vari oggetti che trovava per potenziare armi o creare torrette o cose simili. Come grafica mi è sembrato abbastanza bello come gioco. Un po' non mi piace quel genere, diciamo, da cartone, come poteva essere anche Brink. Anche se Brink era molto accentuato, questo un po' meno, però lo lascia ancora quel senso lì. Come free roaming, bisogna vederlo bene, perché da quello che si è visto erano comunque sezioni separate, e vediamo come si sviluppa più in generale. Niente, io per quello che mi posso esprimere, questo schema, cioè tutto quello che c'ho da dire. Aspettiamo eventuali demo o robe varie. Sì, anche perché comunque se ne è parlato tanto, ma a conti fatti non se ne sa poi così tanto, perché può darsi anche che effettivamente l'offerta sia quella, ovvero un ottimo sparatutto con la grafica che è stata decantata per tutto questo tempo, ma che magari in termini di innovazione offre poco, in quanto comunque alcune analogie con titoli simili si sono viste, diciamo, sono emerse. Quindi diciamo che il fumo c'è tanto e si aspetta l'arrosto. Appunto, un po' come tutti i giochi che stiamo aspettando. Allora, passerei la prova a Cloud. Allora, Rage, creato da John Carmack, il genio dell'ID Software, creatore di Doom e Quake. Insomma, a me questo Rage, diciamo, non mi ha impressionato più di tanto. Sì, cioè, è impressionante il fatto che tecnicamente riesce a far girare quella grafica sulle console ormai obsolete del 2005 a 60 fps. È una cosa che bisogna fare un applauso a John Carmack. Però non mi ha colpito più tanto, cioè come meccanica mi sembra un old school, non so perché, se ne è parlato tanto di questo fatto, però non mi ha catturato. Come ambientazione si assomiglia un po' a Borderlands. Fallout 3. Sì, Fallout 3, sì, la solita, diciamo, ambientazione apocalittica. Anche Metro, se vogliamo, per chi l'ha giocato. Metro, sì, 60. Sì, esatto. Adesso bisogna vedere, se hanno detto che volevano concentrarsi questa volta sulla storia, bisogna vedere come gestiscono la cosa. E il problema è che lo dicono troppo spesso e troppe persone, esatto, si trova solo con una trama di contorno, che comunque è importante dei giochi di oggi, che sono diventati quasi dei film giocabili, no? Sì, esatto. Vabbè, poi ci sono certe eccezioni come Metal Gear Solid 4, che c'hai 2 ore di un filmato, eccetera, vabbè, oppure Heavy Rain, che è un film interattivo per molti, però va bene.
Rage, diciamo che i combattimenti mi sono sembrati abbastanza vari, ci sono varie possibilità di piazzare torrette e sfruttare l'ambiente a propria disposizione. Per esempio nella demo, in una demo delle tre mi è sembrato di vedere una scena che c'erano due nemici, una pozzanghera d'acqua e tu hai sparato, sì, il tizio ha sparato un colpo elettrico e li ha fulminati. Però sono già cose che sono viste in altri giochi, quindi non è che hanno tutto sto di che originale. Io rimango fiducioso che si tratterà di un gioco non rivoluzionario, non capolavoro, ma di un gioco sicuramente molto buono. Okay. Mm-hmm. Ok, interessante. DNL? Sì, vabbè, come già detto, sembra un gioco comunque con una grafica incredibile, 60 frame che, vabbè, ritroviamo praticamente solo per Code nel genere, che non è certo il top della grafica, però quello che spero, diciamo, è un ritorno un po' ai vecchi giochi. Duke Nukem non è riuscito comunque a fornire un gioco oltre il divertimento che fa il personaggio, e si spera in questo e poi nel prossimo Serious Sam. Però a me dalle basi è sembrato comunque un ottimo gioco. Anche se è stato un po' l'interazione zero praticamente con l'ambiente, che sì, uno magari si aspetta in un free roaming senza anche GTA, vedi, a parte che quello è un gioco particolare a modo suo, però comunque sia un minimo di interazione ambientale cioè rende tutta la scena un po' più credibile. Se tu c'hai una sedia e magari ce la fai addosso con una macchina, è come piantarsi addosso a un muro, cioè fa storce un po' il naso, dici. Sì, quelle cose magari sì, ci saranno, non mi aspetto grosse interazioni, però quelle cose lì secondo me sarebbe anche il minimo. Sicuramente ci saranno, sì, è impossibile che non aggiungono, implementano questa fisica base, diciamo, ai oggetti normali. Mi sembrerebbe assurdo. C'è comunque del tempo prima che esce, aspettiamo e vediamo come si porta la situazione. Di tempo ne hanno avuto, davvero. Vabbè, magari queste cose non hanno avuto la stessa priorità che hanno ritenuto le altre cose. Sì. A me mi sembra che il Rage era pronto già per l'anno scorso, ma l'hanno voluto rimandare per rifinirlo meglio, se non mi sbaglio. Sì, sì. Potrebbe già uscire l'anno scorso, esatto. Ok, quindi siamo arrivati alla fine di questo nostro primo podcast, possiamo dire. Abbiamo analizzato tutti questi giochi che ci eravamo ripromessi di analizzare. E io aspetto al più presto un altro podcast in cui potremo parlare di giochi che abbiamo deciso di non trattare perché magari non mettiamo d'accordo tutti, o semplicemente sì, o semplicemente non ci sembravano adatti per questo podcast d'inizio. Ok, grazie a tutti per averci seguiti. Visitate il nostro forum, la nostra pagina Facebook, diventate fan, iscrivetevi, mandateci un pacco bomba a ciascuno di noi, fate quello che vuoi fare. Commentate, sì. Insultate. Ma non per sbranare, Non fate quelle 3.000 pagine di commenti, di insulti. Sì, esatto. Una pagina di insulti. Accettiamo i vostri pareri, quello che ne pensate. Fateci sapere. Accettiamo soldi. Ovviamente. Donazioni, sì, sì. Anche in forma alimentare, quindi se volete potete inviarci una pizza. E un pomodori. Non lanciate pomodori. A me con fame. Vabbè, niente. Soprattutto se avete qualche consiglio per migliorare quello che avete sentito, fatelo pure. Lo invieremo ai nostri tecnici. Quindi un saluto da Trinciatore. Buon proseguimento da DNL, Antonio. Ciao. È il nostro muto Rix, dal nostro muto Rix, il nostro moderatore, saluto Rix, il nostro sir, e dal vostro Journeyman. Alla prossima, grazie per averci seguito. Ciao.